Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ. Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo, io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana, incredibile e misteriosa storia che viene dalla metà oscura del mondo, in questo caso dalla cronaca nera. Perché questa è la strana storia di uno strano personaggio che nel Veneto degli anni Ottanta si inventa una cosa che prima non c'era e che poi dopo di lui non ci sarà più. Questa è la storia dell'uomo che inventò la mafia del Brenta. Questa è l'incredibile storia di Felice Maniero. In un certo senso, Felice Maniero è un figlio d'arte. Suo padre Ottorino ha un bar a Bosco di Sacco, una piccola frazione persa tra le nebbie di Campolongo Maggiore, in provincia di Venezia, frequentato da parecchi esponenti della malavita locale. E suo zio Renato è uno della banda di Adriano Toninato, detto il Giuliano della Valpadana, nel senso del bandito Giuliano, che ruba auto e bestiame e rapina le banche del Basso Veneto, a cavallo tra gli anni 50 e 60. Felice Maniero impara dallo zio come si spara con una pistola e poi si mette con un gruppo di ragazzi. Il capo della banda, indubbiamente, è lui, Felice Maniero, che ha poco meno di 20 anni, ma è sicuramente in gamba, intelligente, carismatico, brillante, così esuberante da imporsi sugli altri e farsi notare. Soprattutto ha un incredibile sangue freddo e una grande capacità di organizzare le cose. Lo chiamano Felicetto, o faccia d'angelo, perché ha un volto pulito da bambino, che gli fa dimostrare molto meno della sua età. Ma attenzione, quando qualcuno lo contrasta, Felicetto fa paura. Dal suo punto di vista, quello criminale è sicuramente un giovane piccolo genio. Attenzione, dal punto di vista criminale, non dobbiamo dimenticarlo mai, questa è la storia di un criminale. Per quanto strana e affascinante possa sembrare, è sempre una brutta storia. Allora, Felice Maniero ha un'idea. Nel bar di suo padre e poi nelle altre trattorie della zona dove si fermava a bere e a giocare a carte con i suoi, Maniero vedeva gli esponenti della mala locale, la vecchia mala, quella che rubava quello che trovava senza un progetto, senza un orizzonte. Adesso però le cose sono cambiate. Adesso sono gli anni Ottanta, il boom economico è arrivato anche lì e il Veneto sta diventando quella terra di imprenditori e di imprese che ne farà la locomotiva economica del Nord-Est. Tutto questo Felice Maniero lo vede e lo capisce, perché anche lui è così. È un ambizioso ventenne nei ruggenti anni Ottanta. Nei bar e nelle trattorie, nei dintorni di Campolongo però, non ci sono soltanto i vecchi malavitosi che parlano Venexian, Mestrin e Padoan stretto. Ci sono anche alcuni strani, silenziosi personaggi con un accento tutto diverso. Insomma, c'è la mafia da quelle parti, Cosa Nostra e la Camorra, che da quelle parti non si sono ancora organizzate. E allora ci pensa Felicetto, con il suo fascino spavaldo, il suo sorriso, la sua faccia d'angelo. L'idea è semplice. La banda di Felicetto gestirà il traffico della droga che Cosa Nostra importa dalla Turchia. Faccia d'Angelo e i suoi l'acquistano dai referenti milanesi della mafia e poi la rivendono nelle piazze di Venezia, Mestre, Chioggia, Padova e poi su, fino a Pordenone. Organizzano tutto loro, trasporti, distribuzione, le formiche, i piccoli spacciatori al minuto, i cavalli che spacciano quantità più grosse, le vedette che devono sorvegliare i quartieri e avvertire se entra qualche forestiero sospetto o la polizia. Felice Maniero ha le qualità per farlo e i suoi uomini ne hanno la capacità. Ed ecco che da banda della malavita locale, la mala del Brenta diventa un'associazione a delinquere di tipo mafioso. 416 bis. Diventa una mafia. Ora non è che si diventa un boss della mafia soltanto perché quelli di Cosa Nostra ti hanno detto che puoi farlo. Bisogna convincere chi sta sul territorio a fare lo stesso mestiere che il territorio è tuo. E se quelli non vogliono, allora bisogna fargli, come dicono i mafiosi nei film, un'offerta che non possono rifiutare. La mala del Brenta spara e uccide senza problemi e senza pietà, come Cosa Nostra, la Camorra e l'Andrangheta. Per esempio Stefano Carraro, detto Sauna, è in affari con la banda di Maniero. È responsabile dell'ufficio Fidi del casinò di Porto Rose e ha una parte importante nel riciclaggio dei soldi della mala del Brenta. Poi però un giorno sgarra. Così, la notte del 14 agosto del 1986, un gruppo di fuoco della banda va a suonare la porta blindata della villa di Sauna. Si fa riconoscere dalla sua donna che si affaccia alla finestra e appena Carraro apre il portone gli spara addosso due colpi uccidendolo. Poi i killer salgono di sopra e sparano anche la donna che si è nascosta sotto il letto. Per il periodo che va dai primi anni 80 agli ultimi delitti del 94, alla banda di Felice Maniero sono stati attribuiti più di 20 omicidi ed è una cifra che riguarda solo i morti che si possono provare in tribunale. A lui, personalmente, gli investigatori ne hanno attribuiti almeno 7. Giallo DJ. Ora, Felice Maniero è un figlio dell'Italia rampante degli anni Ottanta, del Nord-Est che diventa la locomotiva dello sviluppo.
È un criminale, è naturale, è un bandito e un assassino, ma lui si sente più un imprenditore. Una volta ottenuta la sua ragione sociale come mafia, la sua ditta, la Mala del Brenta, inizia subito ad operare sul mercato. I rami in cui si muove sono tanti. Il primo è naturalmente quello della droga. La banda di Maniero inonda il Basso Veneto con un fiume di eroina turca e cocaina colombiana che fa crescere il rapporto tra tossicodipendenti e abitanti a 1 su 418. Poi ci sono le rapine, che Felice Maniero e i suoi facevano ancora prima di diventare grandi. Non solo le ville dei ricchi imprenditori della zona, i laboratori di orafi, le banche e i furgoni portavalori. A Felicetto faccia d'angelo piace organizzare i colpi grossi, quelli da film. Per esempio, nel 1982, il 1 luglio, la banda Maniero fa irruzione all'Hotel de Bain, uno dei più prestigiosi del Lido di Venezia, armi alla mano, e lo rapina. 5 miliardi. Sempre nel 1982 è la volta della stazione ferroviaria di Mestre, che viene assaltata come nel Far West. Mentre nel dicembre del 1983, armati col volto coperto dal passamontagna, entrano nell'ufficio merci della dogana dell'aeroporto di Venezia, Marco Polo, e si fanno aprire il cavò. 170 chili d'oro in anelli, braccialetti e collane, il lavoro degli orafi vicentini da esportare in Germania, a Francoforte, che Maniero fa fondere in una cascina e poi seppellisce nel campo dello zio Renato, che sta lì vicino. 2 miliardi e 340 milioni. Sono rapine da film, abbiamo detto, che fanno di Felicetto un personaggio da film. Ma attenzione, quando le cose non vanno proprio come erano state organizzate dalla fantasia di Faccia d'Angelo, allora ci scappa il morto. Come il 14 dicembre 1990, quando gli uomini della banda mettono una bomba sul postale Venezia-Milano, che hanno bloccato in aperta campagna, che esplode mentre sull'altra linea sta passando il diretto Bologna-Venezia. I detriti dell'esplosione lo investono in pieno e Cristina Pavesi, una studentessa di 22 anni che sta tornando a casa dopo essere stata a Padova a parlare con un professore, muore sul colpo. Droga, rapine, tangenti sulle bische clandestine e sui cambisti del casinò, da Venezia fino a giù, in Emilia-Romagna, a Modena, il controllo del business del gioco è di Felice Maniero, che versa una quota a Cosa Nostra, ma si tiene tutto il resto. E se qualcuno protesta, boom, un colpo in testa. Felicetto è un imprenditore, criminale naturalmente. Testa rami criminali che non si rivelano sufficientemente lucrosi come i sequestri di persona, li molla e passa ad altri settori emergenti, come il traffico delle armi. Siamo a cavallo tra gli anni 80 e 90, la Jugoslavia si disintegra con la guerra civile, cresce la domanda e l'offerta di armi e Felicetto è lì per approfittarne. È stato bravo Felice Maniero, si è inventato una vera e propria mafia dove prima non esisteva niente. Primo e ultimo esempio nella storia criminale italiana. A tenere tutti insieme, ad unire i 400 uomini che compongono la banda ai suoi tempi d'oro, i ragazzi, come li chiama Felice Maniero, non è però una legge, non scritta, un codice d'onore, una cultura criminale sedimentata da anni, come nelle regioni di tradizione mafiosa. A tenere in piedi tutto è lui, Felicetto Faccia d'Angelo, con il suo carisma criminale. Un mito cresciuto anche dalle latitanze dorate e dalle spettacolari evasioni che compie tutte le volte che lo arrestano. Dal carcere di massima sicurezza di Fossombrone, per esempio. Scappa nel dicembre del 1987 lungo un tunnel scavato dai suoi uomini attraverso le fogne della prigione. Lo arrestano di nuovo, nel 1988 lo chiudono a Porto Gruaro, ma l'anno dopo scappa anche da lì. Da quello di Padova, altro carcere di massima sicurezza moderno e ben organizzato, scappa nel 1994. La squadra mobile di Padova l'ha raggiunto a Capri, a bordo di uno yacht di 16 metri, su cui sta a prendere il sole nonostante i mandati di cattura, che dovrebbero disturbare la sua latitanza. È l'agosto del 1993 e in carcere, e non in quello normale, ma in regime di isolamento speciale del 41 bis, ci resta meno di un anno. Semplicemente all'alba del 14 giugno 1994, due auto cariche di poliziotti se lo portano via. Sono finti, naturalmente. Sono uomini di Maniero che possono contare anche sull'aiuto interno di una guardia penitenziaria del carcere, che autorizza il falso trasferimento. Giovanni Falcone però diceva che le storie di mafia sono storie umane e quindi hanno un inizio, una metà e una fine. Per Cosa Nostra, la Camorra o l'Andrangheta ancora non è accaduto, ma la Mala del Brenta sì. Arriva un giorno in cui finisce. E a terminarla, a scrivere la parola fine a tutta questa avventura, che è geniale, sorprendente, ma dobbiamo ricordarcelo sempre, è un'avventura criminale e quindi di morte, di dolore e di sangue, a terminarla è soprattutto un uomo, sempre lui, Felice Maniero. L'ultima volta che lo prendono, Felice Maniero, è il 12 novembre del 1994. Lo ferma una pattuglia mentre sta passeggiando per Torino con la sua fidanzata, senza curarsi di non dare nell'occhio, come fa sempre. In tasca ha una carta d'identità intestata all'architetto Luca Basso, ma non è vero, gli agenti se ne accorgono subito. In carcere Felice Maniero fa un paio di conti. L'avventura della Mala del Brenta, i rischi e i benefici dell'impresa criminale sono arrivati ad un punto difficile.
Per un imprenditore normale, superare le difficoltà di un'azienda in crisi significa cambiare settore, riconvertirsi, rinnovarsi. Per un imprenditore criminale, tutto questo significa un'altra cosa: pentirsi, o meglio, collaborare con la giustizia. Felice Maniero comincia a parlare, racconta tutto, fa i nomi dei membri della banda, risolve gli omicidi e fa trovare i corpi delle persone sepolte lungo le argini del Brenta. Degli eventuali rapporti con gli uomini dello Stato e la società civile veneta, invece, non parla quasi mai. Ma non importa. Scatta l'operazione Rialto e 300 dei ragazzi della banda Maniero finiscono dietro le sbarre. E di questi almeno 142 vanno sotto processo con oltre 300 capi di imputazione. Alcuni di questi si pentono a loro volta e così i magistrati possono ricostruire più di 20 anni di criminalità organizzata in una zona che dal Friuli attraversa il Veneto e arriva fino all'Emilia Romagna. La mala del Brenta, stritolata dal maxi processo, praticamente cessa di esistere. Alla fine dei vari procedimenti che lo vedono coinvolto, Felice Maniero si prende 11 anni, che non sconta in carcere perché è collaboratore di giustizia. Vive da qualche parte, in Toscana forse, coperto da una nuova identità e, dicono, anche da un nuovo volto. Fa l'imprenditore. Qualcuno fa notare con malizia che il tesoro della banda Maniero, i soldi veri fatti con le attività criminali, non è mai stato recuperato, ma lui nega. Qualcuno della banda lo vuole morto e un progetto di attentato contro di lui è stato scoperto solo qualche anno fa. In fondo, se la mala del Brenta non esiste più, è per colpa sua. Ed è grazie alle sue rivelazioni che molti dei suoi sono finiti dentro. Eppure, tanti dei suoi ragazzi, anche quelli che stanno dietro le sbarre, ancora non riescono a rendersi conto che quello scherzo glielo abbia fatto proprio lui, Felice Maniero. No, non lui, non il capo. Non Felicetto, non Faccia d'Angelo. Radio DJ. Carlo Lucarelli. Ciao.